di nuovo di spending review, ma per essere precisi, di quella parte di spending review che sembrava andare a finire tutta sul fondo per la sanità. Quando c'è stata la notizia nei giorni scorsi, i governatori delle regioni si sono subito alzati in piedi per dire no, c'era un patto, non si poteva tagliare. La notizia è più o meno stata smentita, però rimane il fatto che servono 20 miliardi, che sono quelli annunciati dal Presidente del Consiglio, che vuole recuperare attraverso la spending review, e questi 20 miliardi vanno trovati. Cercheremo di capire da che parte possono essere trovati e se la sanità, e in che parte la sanità, dovrà fare la sua parte. Lo faremo con Francesco Daveri, economista dell'Università di Parma. Benvenuto Daveri. Buonasera. E con Fabrizio Forché, il vice direttore del Sole 24 Ore. Benvenuto Forché. Ciao, buonasera. Ci ha raggiunto però telefonicamente il governatore di una regione, della regione Veneto, Luca Zaia. Benvenuto Zaia. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Zaia. Allora, il rischio tagli sembrerebbe, tagli al fondo per la sanità, sembrerebbe essere rientrato. Lei si sente tranquillizzato? Ma guardi, assolutamente no, le dirò anche di più. Io rappresento la regione benchmark per virtuosità nella spesa sanitaria, un bilancio in attivo, curiamo bene i nostri pazienti e curiamo i pazienti anche di molte regioni che hanno bilanci come brodo. Le dico che i costi standard della sanità, cioè la virtuosità codificata, cioè i costi standard, sono pronti da novembre 2011, quindi noi invochiamo quotidianamente l'applicazione. Quindi se tagliare nella sanità significa tagliare lo spreco, la malagestio di alcune regioni, dico che il governo vada avanti senza problemi. Ma se tagliare nella sanità, come pensa qualcuno a Roma, significa tagliare anche i virtuosi, dico che noi non ci stiamo. Ecco Zaia, se dovesse succedere? Ma guardi, noi ci mettiamo di traverso ed è giustificata ogni azione, anche quella di non pagare le tasse. Le spiego perché. Anche quella di non pagare le tasse, Zaia. Certo. Ma le spiego anche perché, guardi, glielo dico seriamente, non per fare, per cercare il titolo o la notizia. Non è possibile che nella mia regione un pasto in ospedale costi 6,5 euro e in giro per l'Italia arrivi a costare 60-80 euro. O che una garza costi in giro per l'Italia il 620% in più di quello che si paga in Veneto. Allora io dico, ma per quale motivo non costringiamo chi spreca a non sprecare più? Zaia, mi faccia fare un'altra domanda. Prego. In caso di tagli, qual è il rischio? Nel senso, dovrete ridurre i servizi o aumenterete il ticket? No, guardi, innanzitutto sta parlando con un governatore che non ha applicato l'addizionale IRPEF. Io sono l'unica regione che non ha l'addizionale IRPEF, quindi i veneti non pagano l'addizionale per la sanità e non abbiamo ticket regionali. E non ho nessuna intenzione di applicare ticket per tagliare in una sanità virtuosa. Dico che il nostro sacrificio noi l'abbiamo sempre fatto. Se qualcuno ci chiede un sacrificio, siamo disposti a farlo dopo che tutti gli altri avranno una sanità virtuosa come quella del Veneto. Però Zaia, nel momento in cui lei dice che nel senso fondamentalmente che non ha nessuna intenzione di aumentare il ticket, vuol dire che allora ci sono degli sprechi su cui si può lavorare, anche se la sua è una delle regioni più virtuose. Ma guardi, la mia regione, la nostra azione di governo è quella della continua ricerca con controlli di gestione, con la verifica dei costi, e il centro unico di acquisti e molto altro, di essere sempre più virtuosi. Io penso che a livello nazionale si possa tagliare la sanità, però c'è solo un elemento che ci può permettere di essere corretti nei confronti di tutti. Stabilire quali sono i costi standard, sono stati stabiliti già nel 2011, abbiamo pagato una società per farlo come governo, e quali sono i costi di riferimento, e quindi per dirla, per la signora Maria che ti ascolta, se la pizza margherita costa 5 euro, deve costare 5 euro in tutta Italia, non può costare 60, 70, 80 euro da qualche altra parte. E tu non puoi chiedere a chi già la paga 5 euro di pagarla 4 euro e mezzo, perché quello non riuscirà più a mangiarla la pizza margherita, quello che la paga 40, 50 euro continuerà a mangiarla e a sprecare. Però Zaia, i fondi per la sanità, anche della sua regione, l'anno prossimo sarebbero aumentati. In un periodo di spending review, come è quello attuale, aumentare i costi per la sanità le sembra la strada giusta? No, guardi, nella mia regione si è fatto poco rispetto a quello a cui avremmo diritto.
sta parlando con una regione che ha avuto il coraggio di chiudere gli ospedali, di ristrutturare, di avere tutta una struttura efficiente, di avere bloccato le assunzioni. Ovvio che è una regione che vuole continuare a investire sulla deospedalizzazione, ma diciamolo agli italiani che la mia regione ha un'ospedalizzazione media di 7 giorni, cioè mediamente il paziente resta 7 giorni in ospedale. In giro dell'Italia abbiamo regioni che sono talmente inefficienti che tengono un paziente mediamente 30 giorni in ospedale. Allora, se io lo guardo da un punto di vista aziendalistico, so che queste regioni non sono efficienti nella cura, perché io curo 4 pazienti in un mese e loro riescono sullo stesso letto a affrontarne uno solo, poi con spese che non stiamo neanche qui a dire. Grazie, grazie Zaia.